La Giovane Umana, edito dal CESVOL, Centro di Servizi del Volontariato di Perugia, è un testo che raccoglie racconti e disegni di 4 studenti di Perugia che hanno provato a raccontare il possibile futuro di anziani non autosufficienti e, pensando ai loro nonni e ai loro genitori, si sono chiesti: sarà sereno? L'incontro, patrocinato dal Comitato Diritti Umani del Consiglio regionale, è stato un'occasione per ascoltare come sia nata la collaborazione tra l'Associazione di Volontariato Umana e il Liceo Classico Annibale Mariotti di Perugia. E grazie all'incontro con gli studenti di questa scuola, l'opportunità di conoscere i giovani che successivamente hanno dato il loro gratuito e generoso contributo partecipando all'esperienza di studio e scrittura proposta da Umana. La mia storia è un racconto in parte autobiografico, in parte inventato, che narra un diario di una ragazza che si ritrova a dover accudire insieme alla famiglia la nonna malata e in un passato molto negativo, e si ritrova abbandonata dalla società. E poi la stessa ragazza, cresciuta 32 anni dopo, che si ritrova a dover aiutare la madre diventata malata anziana non autosufficiente, che però grazie all'associazione Umana riesce a trovare un modo per poterla aiutare meglio.